Lo squarcio sul volto dell'Apostolo, raffigurato ai piedi di Cristo Redentore, sulla volta della pieve di San Silvestro a Barberino del Mugello, è ciò che più ci colpisce questo mercoledì mattina, 9 dicembre. Ad un anno esatto da quella scossa 4.5 che 365 giorni fa sconvolse il Mugello per la prima volta con le telecamere. Siamo entrati all'interno della pieve. Qua è intatto, tutto come un anno fa. La ricostruzione chiaramente è partita dagli edifici privati. E Don Ulivi sintetizza un po' amaramente questo anno. Certamente la comunità è stata ferita, dico io, più dal Covid che non dal terremoto, perché il terremoto ci ha riuniti tutti insieme. Comunque la chiesa ancora è lontana la vela normale, siamo ancora nel tendone. Purtroppo passare l'inverno sarà anche un po' dura perché c'è freddo. Ma Don Ulivi e la comunità mugellana hanno voglia di ripartire proprio dalla chiesa e ha già presentato i progetti al vescovo Betori. Penso avremo tanta voglia di ripartire, a partire proprio dal simbolo della chiesa. Intanto nel corso principale sono tante ancora le puntellature, i ponteggi, i bambini delle scuole hanno attaccato alle travi, i messaggi di Buon Natale cercando di infondere speranza nel paese. Speriamo bene, dai, 2021 ci porti fortuna. Buongiorno. Buongiorno. Un anno dopo che si ricorda? Tante cose e niente. Qui c'è ancora un po' da fare? Molto, molto da fare. Non è stato fatto quasi niente, se non privatamente. Cos'è che è più urgente da fare? Sì. Cioè, manca la posta e ora stanno ristrutturando un ambiente là. Il comune, il palazzo comunale è impraticabile. E chi è rientrato in casa al momento lo ha fatto contando sulle proprie possibilità. La struttura in acciaio si è rifatta subito, ci siamo dati da fare, si è pagata una bella somma, siamo frugati bene e quindi siamo riusciti a avere il tutto. Ma siete stati rimborsati? No, certamente ancora no. Non sappiamo neanche se la nostra pratica è stata ammessa fra le 47 che hanno avuto il diritto del rimborso. Ora aspettiamo. Fare qualcosa, poi dicono, dice che il governo rimborsa dopo. Chi non ha possibilità? Ah, non lo so. C'è il puntello, ecco, bravo, e ancora non ci ha perso di levarlo. E la sensazione è che qualcuno, soprattutto a Roma, perda tempo. Rosso, eh?